Cioè, la situazione di oggi è figlia di qualche giorno, no? Sì. Non è che si può pensare si risolvono le cose dalla sera alla mattina. Però... se si vogliono delle fesserie, ok, domani mattina è tutto risolto, ben detto una fesseria. Cioè, se la squadra domani mattina si iscrive e poi il 26 giugno sta come sta oggi, ricomincia un altro calvario. Allora, o le cose si risolvono. Se le cose si risolvono per l'intero, oppure è meglio metterci un punto. Cioè, sono due anni che questa situazione va avanti senza prospettive. Cioè, è un'agonia infinita. Che senso ha proseguirla? Perché così i tifosi sono contenti perché il 26 è la squadra si è iscritta al campionato. Poi non è finito, cioè non è che poi se ne riparla il 25 giugno dell'anno prossimo. Cioè, una situazione che ha un'evoluzione giornaliera, una storia di tutti i giorni. Allora è arrivato il punto probabilmente di cercare di risolvere tutta una serie di situazioni. La disponibilità c'è da parte di tutti, adesso vediamo se tutti quanti la disponibilità la traducono in fatti concreti. Se non è così si scopre chi è il cattivo del gioco, no? Volendo usare un termine un po' educato. Se nessuno è il cattivo del gioco, probabilmente si arriva fino alla fine senza problemi e finisce questa agonia infinita. E diversamente, se il destino è la morte, è meglio la morte. La banca è disponibile, ma non è una modalità diversa da prima. È cambiato il mondo, per me, per lei, per tutti quanti. È cambiato il mondo anche per la banca. Io sono venuto a Siena, ci ho messo la faccia, non mi sono nascosto, non ho fatto comunicati, sono venuto semplicemente qui a raccontare la mia idea di nuovo progetto per il Siena Calcio. L'assessore oggi è con me, ha ascoltato la mia nuova idea, cioè la mia idea della rinascita del Siena Calcio, l'ha ascoltato la banca ha dato la disponibilità a determinate condizioni perché il mondo è cambiato anche per loro, è cambiato per me, per lei, per tutti. Se si riesce a far finire questo periodo di agonia ci sarà una rinascita, se no diversamente, se finisce questa agonia il prossimo campionato sarà un campionato di transizione. Certo. Quindi se la squadra si iscrive e poi rifà un altro campionato come quello di quest'anno, cioè non ha nessun senso. E allungare un'agonia per un altro anno non ha senso, non ha logica.